Ogni anno nel mondo nascono 119.000 bambini affetti dalla sindrome fetoalcolica, uno stigma che colpisce in Italia 25.000 minori. Dal Lazio parte la campagna della CIPE in collaborazione con la SIP e la Regione e un manifesto di sensibilizzazione dal titolo Mamma mi fa male, punto e basta. Il primo studio mondiale sulla FAST è stato fatto proprio alla Regione Lazio e a parlarne sono Mauro Ceccanti, direttore del CRARL, e Pietro Ferrara, presidente SIP sezione Lazio. Su 1.000 bambini che abbiamo esaminato, 48 avevano una sindrome fetoalcolica, uno spettro della sindrome fetoalcolica. Di questi 48, 8 avevano una sindrome FAS completa. La sindrome FAS completa è gravissima perché rende inabili questi bambini al dialogo, al rapporto sociale e così via. La sindrome parziale può essere molto grave, ma anche di lieve entità. Da qui nasce il problema di far conoscere alle persone, perché nonostante tutto, a parte che le istituzioni sono quelle che conoscono meno questo problema, forse lo conosce più la popolazione, però ancora non ci siamo, la popolazione ancora non ha compreso che non deve bere assolutamente, e quindi nasce questa collaborazione col CIPE, proprio nell'ottica di raggiungere il più possibile i pediatri di famiglia, non solo per prevenire la sindrome fetoalcolica, ma soprattutto per far sì che non avvenga più. È un tema di cui c'è scarsa ancora conoscenza, perché si parla sì, ma io non bevo vino, bevo birra, ne bevo due dita e basta. Invece non esiste in letteratura una quantità di alcolici definita sicura in gravidanza. Come si orientano i pediatri di famiglia quando visitano un bambino e in loro emerge anche un minimo sospetto di disturbi allo spettro autistico? Come aiutano i genitori? Esiste un percorso ideale di diagnosi e presa in carico omogeneo in tutta Italia? A quanto pare no, secondo la SIP, che ha inviato agli oltre 10.000 pediatri associati un'indagine conoscitiva per capire cosa fanno e sanno i pediatri. Sono partiti i Pediatric Simulation Games della Simeo Palatina con 40 squadre, 34 provenienti da quasi tutte le scuole italiane in specializzazione in pediatria e 6 da Algeria, Spagna, Francia e Lettonia. Attraverso i giochi la Simeo punta a favorire un'omogeneità di insegnamento e didattica dei comportamenti corretti nell'emergenza pediatrica su tutto il territorio nazionale. La terza edizione prevede infatti delle novità in tal senso e a raccontarle Riccardo Lubrano, presidente Simeo. La novità più importante in questa edizione è il confronto con gli altri paesi europei, soprattutto con la Francia e con la Spagna. Quest'anno avremo un confronto tra le linee guida che usano gli italiani e il modo di fare dei francesi e dei spagnoli, perché abbiamo l'Università di Lille e di Besançon per la Francia e l'Università di Bilbao e di Barcellona per la Spagna. Sarà interessante adesso vedere come lavorano differentemente un team d'emergenza italiano e quello di altri paesi europei. L'ingresso a scuola e l'avvicinarsi dell'autunno fanno scopa con le prime febbri e il pericolo raffreddori nei bambini. Come difendere i più piccoli dall'incubo Malanni e a cascata anche i loro genitori? 9 volte su 10 le forme infettive che causano febbre e raffreddamenti nei bambini sono respiratorie e virali. Per garantire una buona salute delle vie respiratorie basta seguire 3 regole di igiene e di vita, spiega Paolo Becherucci, presidente SICUP. Non fumare in presenza di un bambino, mantenere una temperatura non eccessivamente alta e arieggiare spesso gli ambienti. È importante inoltre che i bambini si lavino le mani frequentemente, che i genitori igienizzino le superfici. Durante l'inverno il naso deve essere molto pulito perché gran parte delle patologie iniziano da una rinite e dalla presenza di muco nelle vie respiratorie. Un adolescente su 5 mette in atto comportamenti autolesivi, ma di questi solo 1 su 8 giunge l'attenzione medica, lo dice Giulia Serra, psichiatra dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che aggiunge: negli ultimi 8 anni è aumentato di 6 volte il numero delle richieste di consulenza neuropsichiatriche e il 20% di queste era richiesto per ideazioni suicidaria, autolesionismo e comportamenti suicidari. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.